Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Oggi giornata tremenda perché c'è la nebbia, ma se non bastasse fa anche molto freddo. Direte voi, perché hai gli occhiali da sole con la nebbia? Beh, questi occhiali della Sirocco, i K2 Tech, sono occhiali polarizzati che permettono una buonissima visibilità anche dentro la nebbia. In sostanza la vostra visibilità aumenta di circa 10 metri sia lateralmente che frontalmente, quindi sono occhiali molto buoni che vi li consiglio. Inoltre ho testato i miei coprescarpe della Gore. Oggi fa molto freddo, sono 3 gradi e la temperatura non aumenterà finché la nebbia non si diraderà, e devo dire che per ora stanno funzionando alla grande. Altra cosa che devo dirvi, purtroppo sono stato un bel fagiano perché mi sono dimenticato di mettere la lucina rossa dietro e il faretto luminoso anteriormente, quindi non lo fate mai quando uscite con queste condizioni perché è davvero molto pericoloso. Io purtroppo ho fatto tutto di fretta e me ne sono dimenticato, però per chi ne fosse interessato metto sotto in descrizione sia link del coprescarpe, degli occhiali che di faretti anteriori e posteriori per uscire in condizioni di scarsa visibilità. Ok ragazzi, oggi parliamo di forature, in particolare di quei piccoli inconvenienti che possono accadere quando usciamo in bicicletta. Allora, diciamo che è sempre utile, anzi è indispensabile, portarsi dietro un kit di piccoli attrezzi per la riparazione di, ad esempio, camere d'aria o copertoni. Io porto sempre con me il mio bussolotto della Elite. Questa è una falsa borraccia con al suo interno tutto l'occorrente per riparazioni. Qui ho il kit per le toppe della camera d'aria, ma se non bastasse ho uno smagliacatena, due levette per togliere la camera d'aria e un multitool come questo che potrebbe davvero togliervi da ogni impaccio. Questo perché ve lo dico? Perché spesso e volentieri andiamo molto lontano da casa e l'inconveniente è sempre dietro l'angolo. Con un accessorio come questo, tanto d'inverno non avete bisogno di due borracce, potete usarne una falsa borraccia per portarvi dietro gli attrezzi. Metto tutti i link, falsa borraccia e attrezzini, diciamo, in descrizione. Comunque portatevi sempre dietro qualcosa perché non si può mai sapere quello che il destino ha in serbo per voi. Considerate che poi il nostro primo obiettivo è quello di tornare sempre a casa, anche perché a casa abbiamo moglie, mariti, fidanzate, amanti che ci aspettano, quindi è fondamentale ritornare. Come si fa se si va a forare una ruota? Beh, se abbiamo con noi un piccolo kit di riparazione, con una toppa, se fatta nel modo corretto, ci consentirà non solo di tornare a casa, ma ci consentirà anche di non buttare via la camera d'aria. Questo perché? Perché in molti credano che una camera d'aria, diciamo, danneggiata o forata, una volta riparata sia da buttare. Ragazzi, non è così. Se la toppa, se la riparazione è fatta bene, potrete continuare a pedalare senza dimenticarvi, dimenticandovi che quella camera d'aria è stata forata, in tutta sicurezza. Addirittura si possono effettuare più riparazioni sulla stessa camera d'aria senza incorrere nella sostituzione della camera d'aria. Questo per dirvi che, se forate e se siete abbastanza bravi nel riparare la vostra foratura con una piccola toppa, potrete non solo tornare a casa ma continuare ad usufruire di quella camera d'aria senza spendere soldi. Sarebbe un po' come cambiare un paio di calzini dopo averli indossati la prima volta. Beh, siccome il ciclismo è uno sport anche abbastanza, diciamo così, dispendioso, cerchiamo di non spendere eccessivamente. Per quanto riguarda le operazioni da svolgere, è sempre bene prima esercitarsi un pochino a casa con delle vette che vi ho fatto vedere. Iniziate a sostituire la camera d'aria togliendo prima il copertone e facendo tutte queste operazioni di leveraggio. Togliamo il copertone, togliamo la camera d'aria, la ripariamo, la gonfiamo, reinseriamo la camera d'aria e con delle vette reinseriamo il copertone. Questa operazione, se siete abbastanza pratici, si riesce a fare in pochissimi minuti. Si mette la bicicletta sulla sella e sul manubrio, si opera con le nostre levettine e si riparte. Altra cosa, quando andate in bici dovete sempre portare con voi una pompa. Eccola qua, non so se si vede. Io ho questa mini pompa che, a differenza delle pompe degli anni 80-70 che si mettevano sul telaio,
è una pompa molto piccola, molto versatile. L'unico inconveniente che ha è quello che il ciclista sfortunato che deve riparare la propria ruota, la propria camera d'aria, deve pompare molto velocemente e per molto tempo, però se sono di buona qualità si riescono a raggiungere anche pressioni accettabili. Anche in questo caso il consiglio che vi do è di esercitarvi a casa, basta una volta sola, non è che dovete fare come i meccanici della Ferrari. Comunque, nel caso in cui vi trovate proprio nelle peste più nere e non avete con voi un kit di riparazione, potete riparare lo squarcio del copertone con del materiale di emergenza. In questo caso che cosa si usa? Si possono usare o banconote, che andranno inserite esattamente tra copertone e camera d'aria, la cartina di una barretta energetica o qualsiasi altro pezzo abbastanza elastico ma comunque resistente come nylon e quant'altro da mettere all'interno della camera d'aria, il copertone e tra la camera d'aria. Questo ovviamente è un escamotage d'emergenza. Quando arrivate a casa ovviamente ricordatevi di togliere il tutto, ma soprattutto di riprendere la banconota che avete messo dentro. Quindi ragazzi, ricapitolando, quando forate non perdete la testa, non andate in bomba, ma iniziate a fare quello che avete sempre fatto magari esercitandovi a casa: si toglie copertone e camera d'aria, si rigonfia e si cerca il foro, si mette la toppa, si rigonfia tutto, si rimonta copertone e camera d'aria e si riparte. Nel caso in cui non si abbia con noi un kit di riparazione, si può intervenire con del materiale d'emergenza, come ho detto prima. Bene ragazzi, per oggi direi che è tutto, io aspetto che si diradi la nebbia, magari faccio anche un altro video così ne approfitto. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao! We'll be right back.